Mentre si avvicinano l'accensione della prosecuzione della linea 1 e della linea 2, si registra un nuovo passo in avanti nell'ampliamento della rete tranviaria fiorentina. È stata infatti selezionata la migliore offerta per l'incarico di progettazione dell'estensione della linea 2 a Sesto Fiorentino e della linea 4 dalle piagge a Campi Bisenzio. Oggetto del bando di gara è l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'estensione del sistema tranviario fiorentino nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. La progettazione prevede tre lotti funzionali distinti: l'estensione della linea 2 dall'aeroporto di Peretola al polo scientifico nel comune di Firenze e Sesto Fiorentino, l'estensione della 4, 42A nella tratta dalle piagge all'abitato di San Donnino nel comune di Firenze e Campi Bisenzio, l'estensione della linea 4, 42B nella tratta San Donnino-Campi Bisenzio. Il valore totale stimato dell'avviso era poco più di 7.323.000 euro, IVA esclusa, base d'asta, comprese le opzioni, ripartiti fra Regione, Comune di Firenze e Comune di Sesto e Campi. La migliore offerta valutata dalla commissione giudicatrice, in base al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come si legge in un comunicato, è risultata quella di un raggruppamento di imprese con mandataria la Sistra SA, con un ribasso economico del 26,89%. L'offerta non è risultata anomala, tuttavia, come previsto dal codice degli appalti, a seguito dell'aggiudicazione dovranno trascorrere i tempi del cosiddetto stand still per eventuali ricorsi e i tempi dei controlli di legge. Al termine di questo periodo si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto e dare avvio alle prestazioni. In concreto, l'incarico prevede come primo step che entro 90 giorni dalla firma del contratto l'aggiudicatario presenti l'analisi dello studio di fattibilità del 2015 e della documentazione di riferimento, il documento di fattibilità delle ipotesi alternative e l'aggiornamento dello studio di traffico. Il passaggio successivo è l'approvazione da parte degli enti del documento e la decisione della soluzione progettuale. Dopodiché, l'aggiudicatario dell'incarico avrà ulteriori 90 giorni di tempo per elaborare il progetto di fattibilità tecnico-economica e la documentazione per la verifica della progettabilità ambientale, progetto che poi deve essere approvato dagli enti in conferenza dei servizi. Nel bando è previsto inoltre che la stazione appaltante si riserva di affidare all'aggiudicatario uno o più dei seguenti servizi: la redazione del progetto definitivo della linea 2.2 e della linea 4.1 sulla tratta stazione Leopolda Piagge.